Altra visione. The hell's going on up there? Up where? Brutta storia. È un disastro qui. Questo è Beat, sicuro. Where's here? Qui dove? No way. This can't be real. Is that Shibuya? What about Shibuya? What's gonna happen to the city? Boh, scopriamolo subito. Giorno 6. Today's future is looking pretty grim. Uh-huh. Let's just hope turning back time will do the trick. Io invece penso che farà più casino che altro. What was it Minamimoto said about those noise that show up when I use my powers? The set doesn't match the something. Wait a sec. That kind of exponential power isn't meant to be wielded by a mere player. Does that mean... You came to the UG without dying. But neither a player nor a Reaper could have made that happen. That's dissonance. I've been... Sup, Rin dude? We gonna track down that lunatic Shiba today? Guess so. Sei parte della dissonanza? Oh, great. Here come the morning announcements. Good morning. Greetings, sheeple of Shibuya. Got some red hot news for you. I see yesterday's gifts reached you safe and sound. Did they bring back any warm memories? More like the worst memories, jerk. And now we've reached the penultimate day, which may prove to be Shibuya's penultimate day as well. But you won't find out what tomorrow brings unless you survive what I have in store for you today. You'll have to go through the fire if you want to save this forsaken city. Oggi si combatte su Tsukichi. Give it a shot if you think you can handle the heat. Only a matter of time until the city's flame gets snuffed, though. Posso dire che adora. Lui non mi piace come boss capo. Me too. Me three, bro! To tell you the truth, I'm getting sick of all these rematches. I'm ready to pack up the board and bounce. Susukichi! So, I hear you discs found Neku for real this time. Let me get a good look at him. Done! Ain't that something? What's the matter? You scared, yo? Looks like Neku's got you shaking in your shoes. Skater, hey, skater. There you go again. Some discs never change. Since when did he skate? He doesn't. Beat misunderstood and offered to go around on his board. So you're the legendary Neku. A real frontier disc by the looks of it. I could see why the boss wanted to meet you so bad. So what? You just come here to look? Or was you here for a fight too? Cause if you want it, you got it, yo. Dai, fammi fare subito a botte. I'm not making any loud moves. Peccato, sarebbe stato bello. Not this time. I was just hoping you discs would play a little game with me. Eh, certo. I feel like I've heard that before. Esatto. He said something similar shortly after I joined. And shortly after that, he made complete fools of us. We fell right into his trap. What a tool. Hate to break it to you, big guy, but we're gonna have to take a rain check. Non penso che possiate dissentire. Right, is the game. What's in it for us? What happens if we win? You gonna give us a prize or something? Sharp as ever, Shoka. Here's the deal. If you win, I'll get your discs a meeting with the boss. E se perdiamo? I mean, you got no clue where he is, right? Well, it's gonna stay that way if you don't play along. Then there's no telling what had happened to this region then. Qualcuno lo chiede? Qualcuno non chiede cosa succede se perdiamo? Vabbè, moriamo però. I think we should play along. Even I don't know where Shiba is. And we don't have time to waste looking for him. Can we really trust him though? No. Yeah. I think so. No. All right. Però non abbiamo scelta. Fine. Game on, Susukichi. Guess you've developed a little competitive spirit after all. Let's get started then! Unless any of you discs want to go against your leader. Badaboo! Well, I hope you like hide and seek, cause you're it! Ovviamente! Again? Esatto! Try to have some fun with it! And don't keep me waiting too long! Your move, Wicked Twisters!
Vabbè, se si diverte con così poco, Susukichi. He must have sent the noise. Susukichi's using it to hide again, the same way he did last week. We've got to find him quick. Come on. Yeah, let's get moving. Ci metteremo sicuramente un sacco di tempo, dovremo tornare indietro nel tempo, saltare i pezzi troppo lunghi e ovviamente trovarlo in fretta. Che cosa c'è? Una foto? Non dirmi che Susuko ha inviato un altro selfie. Vabbè, però almeno questa volta è a fuoco, dai. Temo di sì. Cavolo, è già arrivato all'incrocio pedonale. La sua prestanza pittorica verrebbe migliorata. Dici? È meno sfocato rispetto al solito. Ehi, hai ragione. Forse si sta esercitando. Ah, ecco, guarda. Neanche a dirlo apposta, l'avevo detto lo scorso episodio, che ho un po' sistemato appunto i graffiti, che però non rendevano in modo piatto. Qua invece rendono molto meglio. E più che altro mi dispiace per questi qua in fondo, per esempio, perché quello lì non ho idea di dove cacchio metterlo, e vengono tagliati. Però visto qua nell'overworld sembra veramente fatto apposta. Mi piacerebbe sovrapporli uno un po' addosso all'altro, ma mi piace vederli tutti singolarmente. Mi piacerebbe fare una roba del genere, insomma, ma abbiamo uno spazio veramente risicato. C'è qualcosa di nuovo ai negozi? Oh, spilla nuova. Ma questa mi sembra di averla. Buongiorno. Però mi sembra che dura un solo secondo, ma atterra tutti i nemici, chiaramente. Due materie oscure e una ombrosa. Allora, teniamola un attimo da parte questa. Sembra carina, ma non la userei. Non la userei al momento, di sicuro. Dobbiamo andare all'incrocio pedonale per ora. Non mi sembra che ci sia qualcuno che voglia fermarci, però c'è il rumore maiale. Ma io ti dico anche che prima di affrontare lui combatterei qualche rumore extra, giusto per abbassarci un po' la fame. Sai quella è la cosa assurda? Prende tutti quei danni, ma alla fine ritornare con la barra della vita al 100%. Wow. Allora, la missione secondaria è solo una a Tower Records. Va bene. Allora, prima andiamo dal maialino. No, signora, non mi interessa il suo pensiero. Ecco fatto. Quale maiale sarà? Sicuramente sarà uno di quelli specifici. Sicuro. Dannazione. Tra l'altro, in questo titolo ci sarà un equivalente di Pork City? No, è quello che dobbiamo uccidere in due. No, dobbiamo. Facciamo così. Esatto, arriviamo al 300%. Meno male che eravamo già avanzati. Cici, avvicinatevi un po'. No, l'altro, dannazione a te. Questo giro è andata di merda, perché loro stavano troppo lontani. È andata di merda questo giro. Sai cosa facciamo? La rifacciamo, ma mettiamo a Shoka questa qua dell'acqua. No, l'altro è già fuori range, ovviamente. Perfetto. Benissimo. Prima che l'altro riapparisse. Ah, materia oscura. Va bene, lo accetto. Allora, da chi possiamo mangiare? Da nessuna parte, perché il gioco ce lo impedisce. Ci daranno del filo da torcere, eh? Sì, penso che siano più forti di quanto sembrino. Davvero? Allora dobbiamo metterci sotto noi due. Dobbiamo risparmiare le forze per lo scontro con Shiba, io. Vero, ma prima dobbiamo trovarlo. Beh, qui non c'è, perciò andiamocene. Ma prima diamogliela a questi teppisti. Va bene, tanto decidete voi, voglio dire. Non mi sembra di avere più molta scelta. Decidono tutto loro. Ma alla fine va bene così. Uno di tutto, eh.
che succede? Se riusciamo, esatto, stavo dicendo, se riusciamo ad arrivare al 300% subito, ci liberiamo di tutti il più velocemente possibile. Ovviamente i primi da eliminare sono Orso e Lupo e Medusa, in quest'ordine. Orso perché è forte, Lupo perché è veloce, Medusa perché si moltiplica. Mi chiedo se ci sia anche, non mi ricordo se l'abbiamo già visto, ho un attimo il vuoto. Non mi ricordo se c'è anche il T-Rex in versione cristallizzato qua. E niente di nuovo. Ah, direi che abbiamo iniziato a capire come gestire la situazione. Potrebbe darsi, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Certo, boss. Tanto voi due vi mettete assieme. E anche voi due. Ah, avrei preferito che me lo dicesse invece di inventarsi questi giochetti. Chi doveva dirti cosa? Sasukichi, dirmi dov'è Shiba. Beh, che io sappia, non si direbbe che sia dalla nostra parte. Infatti, non si direbbe. Non ho ben capito, cioè ti aspettavi che te lo dicesse, quindi? Andiamo a mangiare allora. Come on in. Allora, questo è perfetto per Nagi. Però non ti va bene. Ah, questa? Nagi, porca di quella miseria. Lo so che questa è l'unica cosa che ti piace, ma la difesa non ci serve più. Ci serve lo stile e l'attacco. Quindi attaccati al cazzo e mangia quello. Ecco fatto. Tutti che mangiano la tagliata, lui la picagna e lui un porcello intero. Bravi. Benissimo, benissimo. Io in un posto del genere, con un uomo del genere, ci andrei una volta a settimana a mangiare. Ti giuro, mi ci spaccherei di quella carne lì. Ma sinceramente mi spaccherei di ogni tipo di cibo che trovo in questi posti. Cioè non c'è stato un singolo ristorante in cui non ho pensato io andrei lì a mangiare quella roba. Cioè anche questo, che l'anguilla a me non è che fa impazzire, ma visto in questo modo magari anche questo lo mangerei. È un po' tanto e magari a una certa mi ci verrebbe anche la nausea. Però cioè a vederla così, ho appena finito di mangiare tra l'altro. Cioè capiamoci quanto tutta sta roba mi faccia venire. Io ho paura che se vado giù in Giappone un giorno, nel budget che mi prefisso, una buona parte va via solo per provare il cibo, veramente. Ma vabbè, ok. No, non dirlo. Altro che trovarlo all'incrocio. What? Dov'è che sta ora? Yo! Sembra il sottopassaggio dell'autostrada. Forza, sappiamo dove andare. Gioco sempre al gatto del topo con voi. Più o meno, ci invia una foto, noi capiamo la posizione e lo cerchiamo. Lo trova divertente? Seriamente? Beh, sì, gli piace giocare. Come Otello. Fermi tutti, credevo fosse uno skater, yo! Penso che tu ti sia fatto l'impressione sbagliata. Avrà anche fatto finta di essere un giocatore in questo gioco, ma il suo sorriso è onesto, adora la competizione. Se non avessimo altra scelta, sei sicura di volerla affrontare? Certo, ma vorrei evitare se possibile. Può continuare a fare il demone se gli piace così. Mi serve solo un aiutino qui. Quindi, strada più corta ovviamente, dobbiamo andare a Ikarie. Povera Tsugumi, spero che starà bene. Shoka. Sure. Tranquilla, ci vorrà un po', ma conosco qualcuno che può aiutarla. Presto tornerà normale. È intrappolata lì dentro da così tanto. Di tutti i posti, proprio dentro Mr. Miao. Sai, ora che ci penso, prima che Shinjuku venisse distrutta, ricordo di aver visto un demone appariscente. Appariscente? Ho come la sensazione che c'entri con tutto questo. Sicura che non fosse Coco? Quella di ieri? Non credo, quella demone non era così principessina. Nemmeno Coco lo era 3 anni fa, giusto Bit? Boh, non so. Io sì. Porca troia Bit. Io sì, difficile dimenticarsi di qualcuno che ti ha sparato. 2 volte ti hanno... 3 volte ti hanno sparato, Neku! 4 se vogliamo fare i pignoli, ma solo 3 ti hanno preso. Cavolo, va a finire che era proprio lei. Ehi, so che sei preoccupata per Tsugumi, ma la sua anima ora è al sicuro. Tornerà quella di prima e men che non si dica. Quella persona può aiutarla, te lo prometto. Quindi restiamo concentrati, ok?
Sì, non c'è tempo da perdere. Oh, che caruccetti che sono. A proposito di caruccetti e cose varie, gli social network che abbiamo sbloccato. Ok, ok. Collegamento. Vabbè, ci potevo arrivare, scemo io che non ci ho pensato. Shoka su Tsukichi, che si sblocca proprio oggi, e ci sblocca un'altra super spilla. Sbloccheremo anche lei tra non molto, giusto? Allora, Coco, leggende letali, groove fra Beat e Neku. Lo sapevo che qualcuno lo sbloccava, porca miseria. Poi ci manca un collegamento che è probabilmente esatto, quello di oggi. E piano piano ci siamo, eh. Ci siamo, abbiamo quasi completato tutto. Perfetto. E anche il nostro amico Rindo, massima difesa. Anche Beat, massima difesa. Ora ci concentriamo tutto sull'attacco e sui PF di Rindo. A parte che, vabbè che siamo al penultimo giorno dell'ultima settimana, ma non mi aspettavo di raggiungere le massime statistiche in così poco tempo. Soprattutto con Beat. Beat non me l'aspettavo proprio. Vabbè che Beat aveva già una buona quantità di PF. Mi chiedo più che altro, per i report segreti, o per meglio dire, per gli oggetti nascosti che c'erano, per esempio in 2v1, c'erano una marea di vestiti nascosti una volta che ti rifacevi tutti quanti i livelli per andare a cercarli. Qui invece mi sembra che abbiamo già tutto. Cioè, per esempio, rifacendo alcuni livelli, avevamo trovato il vestito da Babbo Natale, il vestito da Mr. Meow, gli occhiali col nasone, quelle cose lì. Qua invece mi sa che una volta che rifaremo tutti quanti i livelli, sarà solo trova il report nascosto, uccidi tutti i maiali, ma senza ricevere un premio a livello di vestito. Magari otteniamo una spilla, toh. Che poi, anche lì, in 2v1, per mettere alcuni vestiti dovevi avere un livello di stile altissimo, a volte quasi irraggiungibile. Comunque, come posso passare? Fammi indovinare, se posseduto dai rumori? Ah, strano. Cavolo, com'è diventata brutta questa zona. Sì, e di chi è la colpa? Non guardare me, ragazzino, io do solo le missioni. E se le completate, vi farò passare. Quindi non ci fermerai? Ora che so cosa sapete fare, nemmeno per sogno. Vi darò la missione e poi mi farò gli affari miei, quindi ascoltate. Vincete una battaglia a catena da 5 riduzioni in quest'area. Tornate qui quando avete finito. Cacchio, l'avevo appena fatta. Vabbè, almeno ci svuotiamo di nuovo, dai. Aspetta un secondo, c'è il mammut. C'è il mammut. Quindi, facciamo le cose. Ecco fatto. Perfetto, è stato facile. Sparo nell'umidità e un tesoro illusorio. Ok, sono tutte due R1, tra l'altro. Ottimo. Vediamo subito che cosa fanno. Tra l'altro di R1 abbiamo questa, quindi la prima, missili esplosivi. Ok, che appaiono dal nulla. E missili velenosi. Perché questa qua di Shoka non è male. Il vero problema è il fatto che le spade non fanno abbastanza danno. Eppure confondono i nemici. Cioè, sono forti, ma non abbastanza. L'idea giusta a questo punto sarebbe, la butto lì, mettere di nuovo la lancia in azione e utilizzarla quando non usiamo le spade. Yeah, ok. Visto, sapevo che ce l'avreste fatta. Potete andare, anche se l'unica cosa che vi aspetta è Tsukichi? Ehi, ho ricevuto un messaggio. Da Susukoso, si è spostato! Già. Sì, sembra che sia Shibuya Stream. Tra l'altro, effettivamente, in questo capitolo avremmo la possibilità di entrare nel fiume di Shibuya? Non penso, perché avevano detto che non c'è più quella zona lì. Se non erro, i reami oltre quell'area sono una zona proibita. Sì, però aspetta, è vero, lui è sotto. Perciò probabilmente lo affronteremo lì. Speriamo di no. Coio, vampata, lancia 3 catene, wow, chi l'avrebbe mai detto? Che poi in realtà le catene non sono neanche una cattiva idea. Peccato che durino la loro riattivazione fin troppo. Prima di proseguire, andiamo a Tower Records, che qualcuno ha bisogno di una mano. Ah. Huh? Sembra che sia posseduta da un rumore. Non me lo perdonerei se non l'aiutassi. In tal caso, diamole una mano allora. Che ne dici, right, Rindo? Certo, facciamolo. D'accordo, allora. A che livello? Il tuo socio è stato aggiornato a Marino o Oriara? Sti nomi giapponesi.
Allora, Marino, i segreti dell'evoluzione. Oh, mostra le condizioni necessarie per far evolvere determinate spille. Ah, quindi sappiamo i punti di domanda, immagino. Va bene, liberiamola dai rumori. Immagino che tu abbia bisogno di una mano. Ah, come faccio a studiare quando c'è un nuovo capitolo di L'Estra che mi aspetta? Però se prendo altri brutti voti sono finita. Oh, poverina. Livello consigliato 50 e noi siamo al 52. Tanto i rumori che... Ho sentito il maiale? Sì, ho sentito il maiale. Allora, esatto, è là sopra. Eccolo qua il maiale. Comunque, no, stavo dicendo, i nemici che incontriamo all'interno della mente delle persone. Tra l'altro il nostro tasso di ritrovamento base è già il 12, che non è neanche male. Non è neanche male. I nemici che troviamo dentro la mente della persona alla fine sono gli stessi nemici che troviamo al di fuori. Quindi non è che perdiamo spille rare o altro. Affrontiamo prima il maiale. Secondo me è il maiale quello che si spezzetta in tanti piccoli maiali. Vediamo se ho ragione. Non lo so. Avevo ragione. Sai cosa? La lancia a questo giro funziona bene con le spade. Forse perché abbiamo due spade. 10.000 yen non è neanche chissà quanto. Forse perché avendo due spade riusciamo a concatenarla meglio. Pensavo molto peggio. Poi la lancia al coso temporale, che se eventualmente lo usiamo al 200% rallentiamo il tempo e usiamo lo zawar. Che poi, scusami, livello consigliato 50. Quindi il gioco si aspetta che tu a questo momento sia dal 45 al 60 top. Io sono all'82. È un po' tanto, no? Il materiale è troppo difficile. Lo so. Ti do ragione, sorella. 7 minuti abbiamo. Vuol dire. Dicevo che o sono tante battaglie o appunto sono tutte battaglie difficili come queste, difficili. Con nemici con così tanta vita come questa qua. Perfetto, andata. Non lo so, mi trovavo meglio con la combinazione di prima. Oh, fantastico. Pinguino imperatore. Benissimo, andiamo subito. Appena lo raggiungiamo il 300% lo usiamo. Chiunque sia il nemico, qualunque sia la condizione. È un attacco così potente. Perfetto. Qualcuno si ricarichi? Perfetto. Ok, qualcun altro si ricarica. Ok, 250. Ancora poco e arriviamo al 300%. Quindi le prossime battaglie dovrebbero essere un po' più semplici. Sono solo rane. Sono solo rane. Perfetto.
Non andare in mezzo all'acqua, Pit. Tra l'altro quella rana sta sparando sopra la bocca. Perfetto. So far, so good. Let's keep it going. Si è spostata all'ultimo. Muori. Oh. Ok, forse il prossimo è l'ultimo. Ti prego, fa che sia l'ultimo. These punks is done for. Orsi felici, eh? No, c'è anche un amico invisibile. Va bene. Tu sei invisibile e allora prima distruggiamo gli orsetti. Eccoti, ti ho visto. Deuces, dummy. All right. Not bad. Thanks, trovato. Aren't you glad I'm back? Yes, got it. Nice one, Ren, dude. Dov'è? Eccolo. Let's keep it up. Andato. E siamo ancora in oro. Forse ce n'è ancora uno. Sì, cazzo. Ready or not? Verso le meduse. Cacchio. I learned from the best. Troppi danni. Strike. Thanks, but of course. Bisogno di qualcuno che mi carica. Perfetto. Avevo proprio bisogno del 300% qua. Non vi allontanate, dovete stare tutte quante vicine vicine. Perfetta, forse ne è rimasta. So far, so good. Let's keep it going. Follow me, yo. Perfetto. Benissimo. E vai. Ti prego, dimmi che era l'ultima. Yes. Siamo beccati l'oro, tra l'altro. E niente spille nuove. Fantastico. Non che me l'aspettassi qualcuno, effettivamente. Un momento. E se immaginassi questi concetti come i belli del gioco? Oh wow, così riesco a ricordarmeli benissimo. Ora sì che la storia è avvincente. Addirittura ho i miei personaggi preferiti. E vai. Fosse bastato questo per convincermi a farmi piacere la storia. Tutto ok, Nagi? Un sergente. C'è un sergente nel nuovo capitolo. Oh, le ferite inflitte dagli spoiler sono sempre le più dolorose. Eh? Non preoccuparti, le passerà. Dai, rimettiamoci in moto. Oh no. Il dibarione, wow. Che bello. Non lo nego, è qua. Non è stato facile, effettivamente. Our party is equipped to win. Ma che bel dinosaurone che abbiamo qui. Boiadi. Dobbiamo confonderlo subito con le spade. Puttanega, che male. Le spade però non stanno facendo il loro lavoro. Dovrebbe andare sul dinosauro. E sono andate a tutt'altra parte. Brave. Esatto. Ok. Perfetto. Via, 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 via.
Perfetto, dinosauro andato. Cioè, pesce palla, andate. Via che la palla esplode. Ah, stupidi. Però, allora, le spade, queste qua, come ho detto, purtroppo non fanno granché di danno. Non posso dire il contrario. Però la possibilità di bloccare. Porca miseria, questa è un instant kill se sei con poca vita. Tiratevi su, forza, forza, forza. Sto dinosaurone. In ultimate difficoltà deve essere sicuramente una battaglia difficile. Deve essere sicuramente una battaglia molto difficile. E le spade, però, che sfiga che non l'hanno confuso. Però, yes, forse abbiamo ottenuto anche una spilla rara. Il dinosauro è stata una battaglia bella tostina. 142% di danno. Neanche troppo, dai. E abbiamo ottenuto la Onebami. Yes, finalmente! La combo ritorna in azione. È una spada d'oscurità. Sì, finalmente, cazzo. Per quanto questa sia wow come abilità, perché porca miseria confonde i nemici, la teniamo da parte. La teniamo da parte perché questa è buona. Questa è buona perché il fatto di metterli in confusione è ottimo. Non so se funziona contro le boss fight, ma wow. Però finalmente la combo delle tre spade torna in azione, cazzo. Questo vuol dire che questa qui ora la dobbiamo spostare a fretta. Però cacchio, non so più qual è la combinazione migliore ora. Perché le combo sono Rindo Fret, Fret Beat, Beat Neku, Neku Riku e Riku, Neku Rindo. Però Neku non combina con Fret e Beat non combina con Rindo. Boh, vabbè, chi se ne frega sinceramente. L'importante è che abbiamo una spilla forte. Ok, speravo di non dovermi fermare più. Altri rumori. Ah, passare in pace e chiedere troppo. Così non va, io ogni tanto devi avanzare a suon di cazzotti. Non mi dispiacerebbe farne a meno stavolta. Ahimè, codesta è la natura dei giorni finali del gioco. State in guardia, arrivano. Seriously? Just be careful. Nulla, siete tanti. E la combo delle tre spade is back in town, baby. E un orsetto del cuore. È andato. Perfetto. Bruciamoli subito. Non che ne sentissi il bisogno, effettivamente. Però, già che ce l'abbiamo carico, voglio dire, sfruttiamolo al massimo. Andata? Che bello avere tre spade, dannazione. Semplifica un sacco il combattimento. Tra l'altro, non ho visto se quella spilla si evolve, non credo. Dai, non ci ferma nessuno, io. Non so, la situazione peggiora sempre più. Invero, benché la città ci possa apparire caotica come al solito, in verità è stata privata del suo spirito. Non possiamo lasciare che finisca come a Shinjuku. Shibuya è importante, si merita di meglio. Speriamo. Ma se riuscissimo a fermare Shiba, le cose torneranno davvero come prima? Forse no. O meglio, non subito. E questo ti impedirà di provarci? No, certo che no. Bene, e non puoi sapere come va finché non ci provi. Sai, potrebbe anche andare meglio di quanto ti aspetti. Devi solo credere nella possibilità di riuscire e andare avanti. E non è forse quello che hai sempre fatto? Non ti sei fermato quando ti sei trovato in difficoltà. Hai continuato a lottare perché speravi in un futuro migliore. Non potevi sapere se esistesse, ma ci credevi lo stesso. E l'importante è questo. Credo di sì.
Finché la città è intatta, potrà anche tornare normale. La gente di Shibuya non permetterebbe il contrario. Forza, meglio sbrigarci. Materia oscura, e vai. Mi chiedo se Tsutsukiichi però sia davvero lo Shibuya Stream. Cioè, spero che non si sposti più, però è l'ultima destinazione, penso. Tu, ovviamente niente di nuovo. Però i soldi, volendo questa la possiamo prendere. Non che ci serva, ma... È vero anche che in realtà c'è quella del... Come si chiama? Del cavallo del re che costa 1.200.000. Forse dovrei tenerli da parte prima per quella. Ci serve averla? In teoria no. Ah, ma siamo seri? Sono stufo di questi rumori odiosi. Per quanto detestabile sia ammetterlo, concordo. Le lamentele ti aiutano? No, perciò chiudi la bocca. Tutto bene, Shoka. Cosa? Certo che sì, sbrighiamoci a eliminarli. Che cattiveria, ma povero Fred. Aspetta, mammut di tipo rumore? L'abbiamo già affrontato o no? Non mi ricordo, ho un vuoto. Non lo so, ma è grosso, quindi... Aspetta, erano... Ui, via da lì! Che succede? Madonna, mi sti... Sti lupetti del cazzo, quanto mi stanno antipatici nel culo, mamma mia! Quando si mettono a correre in tutte le parti! Madonna mia! Già. Via da lì. Beccati quello. Forse potevo aspettare. Avrei dovuto tenerlo? Sì, forse era meglio. Troppo tardi per tornare indietro. Addio elefantone. Ma l'abbiamo spostata dall'altra parte della mappa. Comunque l'abbiamo uccisi allo 0% preciso. Complimenti a noi. Fiocco irritato. E come ho detto, ancora devo controllare se la spilla si evolveva. Devo controllare prima che si evolva per qualche motivo. Ah, vi prego, ditemi che era l'ultimo. Non ci sono molti posti dove nascondersi. No, ti prego. Cosa? Oh no, non dirmi che è un selfie. Che diavolo è questo? A me sembra un fiume, io. Sarà il fiume di Shibuya. Menzionare i fiumi mi riporta alla mente i nostri rivali caduti. Ah, la Deep River Society, poverini. Possiamo solo sperare che riposino in pace. Sì, non voglio pensare alla Deep River Society. Ma che c'è di importante vicino all'acqua, io? Bella domanda. Credo che ci toccherà andare lì e chiederlo di persona. Beh, però almeno non si è spostato. Almeno è stato bravo e non si è levato da lì. Allora, Susukoso, dove ti nascondi? Beh, siamo arrivati, ma lui non c'è. Sì, il mio sesto senso per i demoni non dice niente. Se si sta nascondendo sott'acqua dovrà riemergere per respirare. Aspettate, guardate laggiù. Là. È aperto. È l'entrata del fiume. Tsutsukiichi ha forse risalito la corrente? Mi sa di sì. Vediamo. Potrebbe ben essere. Really? Cosa? Fammi vedere. Ecco. Tsutsukiichi. Beh, allora l'unica cosa da fare è seguirlo. Praticamente ci sta invitando a entrare, io. Ti ricordo che quando c'era Joshua, l'entrata era bella che sigillata. E possiamo farlo con il mio potere laggiù. Ok, allora entriamo. Ok, per un attimo ho pensato che me lo facesse in automatico. Penso che siamo arrivati agli sgoccioli di questa giornata. Già. Tra l'altro, ho appena fatto caso che quando usiamo la spilla, il cielo diventa totalmente rosso. È l'inferno, in pratica. Teletrasporto. Ammetto che un po' immaginavo che saremmo arrivati al fiume di Shibuya, ma d'altra parte non pensavo ci sarebbe stata un'entrata. Ok. Siamo sottoterra. Questo è il fiume di Shibuya. Che posto assurdo in cui nascondersi. Ma non lo vedo. Forza, dacci un segno, Big Su. Big Su. Oh.
Chi l'ha detto? Io no. E cosa hai detto allora? Ah, chi se ne frega, continua a cercare. Non c'è traccia di Tsutsukichi. Cioè, non è di buon augurio. Ragazzi, torniamo indietro per ora. Ovviamente. Cosa? Siamo stati bloccati, non possiamo andarcene. Che cavolo succede? Quel bastardo vuole farci addentrare di più. Anche volendo, non risolveremo nulla. Il fiume parte vicino a Cat Street e scorre solo sottoterra. Non c'è via di uscita. Quindi Tsutsukichi ci ha ingannato di nuovo. Dannazione! Ma perché? Perché? Però la spilla non la posso usare. È lui. Voi pdnine rimanete lì. Rimanete lì. Non muovetevi, come se potessimo fare altrimenti. Dammi qua. Dammi il telefono. Ehi. Ecco. Che hai? Gli ho detto di schiattare. Che fai? Mi hai mentito? Dov'è? Dimmelo. Chi sei? Dov'è? Shoka? Dov'è? Calmati. Calmati. Dov'è? Dimmelo. Ti faccio uscire quando il gioco finisce. Questi non erano gli accordi. Cavoli. Yo, Tamarindo, non hai ancora usato il tuo trucchetto, giusto? Giusto. Trucchetto? Sì, può tornare indietro nel tempo, è da urlo. Oh, ecco di cosa parlava. Rindo, quando hai usato il tuo potere, hai notato effetti collaterali? No, direi di no. Bene. Ah, aspetta. Ogni tanto compaiono degli uccelli strani. Sembra che siano tipo un rumore. Rumori uccello? Minamimoto ha accennato che sono spazzatura creata dai viaggi del tempo. Beh, fanno qualcosa di specifico? Vi attaccano? No, sono solo fermi. Ma ogni volta che li guardo mi sembra che ce ne siano sempre di più. Beh, Minamimoto ne sa molto di spazzatura. Magari evita di usare i tuoi poteri se non è necessario. Non si sa mai. Certo, come se non ne avessimo abusato. A proposito, hai avuto un'altra visione oggi? Sì. È vero, anche Neku le vede. A dire il vero, non ho capito bene cosa fosse. Ma se vogliamo evitare che accada, dobbiamo trovare un modo per uscire. Giusto. Bit e io troveremo l'uscita. Volete andare da soli? Sì, ci metteremo di meno così. Ma restiamo in contatto. Se succede qualcosa, torneremo di corsa. Capito, fate attenzione. Di cosa stavate parlando, te e Neku? Abbiamo deciso di dividerci e cercare un'uscita. Oh, va bene. Ehi, ascolta, mi dispiace. Per cosa? Pensavo che potessimo fidarci di Tsutsukichi. Oh, beh, avrei dovuto immaginarlo. Ecco, ieri gli ho scritto per la storia di Tsugumi e Neku e per i poteri di Shiba. Era d'accordo con me e ha detto che ci avrebbe aiutato. Ma poi guarda cosa ha fatto. È per questo che eri arrabbiata con lui. Ah, scusami, sono un'inetta. Non sei un'inetta. Ci aiuti sempre con le battaglie e tutto il resto. Se c'è un inetto, quello sono io. Stai scherzando? Tu puoi andare indietro nel tempo, è il contrario di inetto. Non so, è che... mi sembra che Neku non voglia che usi i miei poteri. Ma non è lui a decidere se devo usarli, sono io. Allora, parti dal presupposto che lui sa più di quanto ne sappia tu. Minamimoto ti ha detto che un potere del genere non dovrebbe essere usato da un semplice giocatore. Ogni volta che usi il potere succede qualcosa. Vedi tu. E che? Non importa. Va tutto bene. Ma, guarda. Il fiume scorre lungo tutto il tunnel sotterraneo, right, giusto? Sì, che io sappia. Come temevo. Ciò non promette nulla di buono. In che senso? Dopotutto Shibuya è una valle. E il fiume di Shibuya scorre dal punto più basso alla suddetta valle. Quindi stai dicendo che se inizia a diluviare... siamo nei casini, giusto? Oh merda. E allora? Un po' di pioggia non fa male a nessuno. Ma troppa può ucciderti. Citazione? Vediamo se adesso lo dicono. E poi non possiamo mica affogare, siamo già morti. Parla per te. Tecnicamente noi non siamo ancora morti e mi va bene così. Ah, sì. Voi credete che riusciremo a non incontrare la nera mietritrice? Ma non abbiamo certezza a riguardo. Perdonatemi il cambio di argomento repentino, ma... nessuno di voi sente questo rumore? Che rumore? Lo sento, che cos'è? Run! Run for your life! Nigerundayo! Uzuki, di nuovo. State bene? Non osate morire, eh? Sì, stiamo bene. Che sollievo. Non vogliamo che finiate in questo pasticcio. Pasticcio? Che succede?
Sei cieco, Shibuya sta cadendo a pezzi. Cosa? Brutto spettacolo, è praticamente ridotto in macerie. Wow, buongiorno Shibuya. Merda. Trum. Tordododun. Scattush. Cos'è stato? Che cavolo succede laggiù? Lassù. Uzuki, ci sei? Non legge messaggi. Yo Rindo, brutta storia. Ce l'ho fatta per un pelo. È un disastro qui. Non ci credo. Cosa? Ah, ottimo. Cat Street devastata totale. Ma loro come sono? Ah, perché probabilmente lì c'è l'uscita. No, lì non è l'uscita dell'acqua. Però è vero, Shibuya non passa più il fiume, quindi non c'è proprio nessuna apertura da dove potrebbero uscire. E da dove cazzo è uscito Beat allora? Quella è Shibuya. Sì, buongiorno. Sì, questo è il suono della città che cade a pezzi. Wow. Sì, poi. Quindi in teoria Tsukichi ci ha protetti. Ma perché? Yeah. Wow. Boia. Posso tornare indietro? Ma si è attivato da solo però. Magari evita di usare i tuoi poteri se non è necessario. Non si sa mai. Ma non ho altra scelta. E i miei poteri si sono già attivati, tanto vale usarli. Mi chiedo solo quanto indietro tornerò. Devo solo assicurarmi che non finiamo intrappolati sottoterra. Devo tornare indietro e siamo prima di entrare nel fiume. Ora dovremmo essere appena arrivati allo Shibuya Stream. Il mio sesto senso per i demoni non mi dice nulla. Se si sta nascondendo sott'acqua dovrà rimergere per respirare. Aspettate, guardate laggiù. Là. Esatto. È aperto. E in questo momento mi manda un altro selfie. Esatto. È su Tsukichi. Quindi si sta nascondendo sott'acqua, vero? Non ho letto, scusami fretta. Aspetta, quello non è il fiume di Shibuya, la parte col tunnel. Esatto, ma non lo seguiremo. Cosa? Perché? È una trappola. Quando entreremo ci bloccherà sottoterra. Parlate come un vero viaggiatore del tempo. Per ora aspettiamo fuori. Accadrà qualcosa qui a Shibuya. Che cosa di preciso? Non lo so, ma se entrassimo la città potrebbe essere distrutta. Ma finiremo anche noi distrutti se restiamo qui. Non lo so, ma so che Tsukichi non è laggiù. Ho fatto tutto il possibile. Devo sperare che stavolta andrà meglio. Colpo di Sant'Antomnus. Riporta incise le parole buone feste. Va bene, vediamo se abbiamo cambiato il futuro allora. Secondo me abbiamo incasinato di più la cosa ed è quello che voleva Shiba. Cioè nel senso, ecco, ora piove. Ok, ora dobbiamo solo aspettare. Normalmente risaliremmo il fiume, ma non ne siamo usciti vivi la prima volta, giusto? Già, scusami, so che mi hai detto di non usare i poteri, ma non pensavo che ci fosse un'altra soluzione. No, hai fatto bene. Non ha senso combattere per salvare la città che è già stata distrutta. Ogni tanto è difficile evitare il futuro, anche quando sai cosa accadrà. Sai, anche io in passato ho avuto delle visioni, ma non riuscivo a capire che cosa rappresentassero o a cosa si riferissero. Alla fine non sono riuscito a impedire che si realizzassero. Ma con i tuoi poteri abbiamo l'occasione di creare un futuro migliore. Forse. Tsukichi? È Tsukichi? Che ha detto? Non siete entrati, vero? Entrati. Ci vediamo all'autostrada e vi dirò dov'è. Dov'è Shiba? E l'autostrada sia. Ehi, sta piovendo. Sembra di sì. Non credevo che il posto potesse diventare più inquietante. Invece direi che ti sei sbagliato. Raga, c'è troppo silenzio. Sta storia non quadra, yo. Sì, questa non è Shibuya. È pressoché impossibile discernere la città che conoscevamo.
Ah, oh, no, scusami, ti ho mandato avanti. Forza, troviamo Susukichi. Ci faremo dire dove si trova Shiba. Così potremo finire il gioco. Certo, dovrebbe essere al sottopassaggio. Dice sempre che gli piace proprio come posto. Non capisco come. Dai, andiamo. Allora, il fatto che piova è strano effettivamente. E con le nuvole messe così mi sa tanto di espansione di questo potere oscuro, diciamo. E non ci sono rumori. Io volevo vedere i pensieri della gente per curiosità, ma non ci sono rumori, non c'è niente. Sono tutti fermi. Mi sa che siamo arrivati al pezzo proprio finale di questa giornata. E tra l'altro, come dicevo prima, a me Shiba non piace come villain di questo titolo, come cattivo. Perché mettiamolo proprio a confronto con Kitaninji. Cioè Kitaninji ha avuto un piano che è partito da un mese alla fine di quel mese ed era tutto improntato a quello. Con Shiba ancora uno non si è capito il motivo di tutto questo e magari domani lo capiremo, per dire. Ma non mi piace. Kitaninji invece aveva tutto un piano ben preciso. Ogni settimana era strutturata in modo totalmente diverso dalla precedente. Qua vedo una buona storia, ma che non è comunque espansa come dovrebbe, forse. Non mi piace Shiba, partiamo da questo presupposto. Poi gli altri demoni, cioè Susukichi adesso lo combatteremo di sicuro e si trasformerà come si è trasformata l'amica di Shoka, che anche lì alla fine lei ha combattuto perché era contro la sua volontà. E ok, Susukichi invece combatte perché adesso deve combattere, mentre l'altra ragazza che è dentro Mr. Miao combatte perché è sotto influenza, probabilmente controllata da qualcuno, che è probabilmente Shiba. Però, cioè, non lo so, non lo so. Ciao Susukichi. Mi avete trovato. È in più in fretta di quanto pensavo. Voi per dire sapete come muovervi, lo ammetto. Spero che la pioggia non vi abbia creato problemi. Big Su, speravo che non dovessimo arrivare a questo, ma ora che siete qui, forza, fatevi sotto. Ok, tira fuori lo skate o muori, yo. Certo che ce ne vuole per essere come te, frate. Certo, ho iniziato ad andare sullo skate a 7 anni, yo. Ti sta prendendo in giro, Zuccone. Cosa? Dimmelo in faccia se hai il coraggio, yo. L'ho appena fatto. Comunque vi avverto, voi Jet Twisters, ho aumentato il ritmo dall'ultima volta. Wow, si vede. E ora che la leggenda è qui, devo fare sul serio. Tocca a voi, Twisters. Mostratemi cosa sapete fare. È un cervo? Un caprone? No, beh, visto la trasformazione parziale, direi che è un cervo. Aveva le cornona. Bella l'icona. Le icone dei nemici mi piacciono. Buongiorno. Il buon D, bello. Però no, dai, è nella stessa posizione. È nella stessa posizione di come era Ovis, dai. Ma stardo, che manata. Sta caricando. Via gli uccellacci. Perfetto. Addio alle ranocchie. Colpito. Via da lì. Porca miseria. Devo fare attenzione a quella manata. Qualcuno libera Shock, per favore. Ecco fatto. Ma dai, Shoka. Porca di quella miseria. Non vedo. Dio mio, ste macchine in mezzo alle scatole, però.
Allora, l'opzione migliore ovviamente, non fregarsi probabilmente dei nemici piccoli. Anche perché mi sa che continueranno ad apparire e basta. Mettiamoci. Cacchio, volevo esattamente dire mettiamoci dietro una macchina. Via da lì. No, minchia. Via da lì. Dai, mi ero coperto io. Ero copertissimo. Capisco Nagi che era un po' fuori range, ma tutti qua dietro. Ah no, basta. Dai. Via da lì. No, sono scemo io. Ho schiacciato quadrato per... Andata. Non era una boss fight difficile. Sono stato stupido io in alcuni punti, però. In alcuni punti ho fatto veramente delle cavolate. E ora si alza. Come faceva anche Ovis. Esatto. Battaglia gigantesca. Questa non me l'aspettavo. Lo ammetto. Però è, sì, è la stessa battaglia che facevi contro... Boia. Just look for a weak spot. Via da lì. Dobbiamo continuamente schivare qua. Via, 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 via. Some things never change. Sai cosa? In questa battaglia non riesco a raggiungere il groove alto. E non capisco come mai. Non riesco a capire come mai non riesco a raggiungere. Dobbiamo smettere di fare sto attacco, porca miseria. Giù. Che palle. Non hai neanche veramente il tempo di abbassarti, Se sei in aria, 100% sei colpito. Via. Porca miseria oggi. Proviamoci. Colpo elettrico. Cos'è? Che fa? Non posso neanche attaccare. Via da lì, via da lì.
E che palle però! Devo recuperare vita il più possibile. Giù. Via da lì. Sai cosa? Stavo pensando di spostarmi dall'altro lato, che prima non mi ha colpito neanche una volta. No, e che palle. Giù da lì. Fulminazzi. Di nuovo, ma l'hai appena fatta sta mossa, stronzo. Dai, che palle. L'hai appena fatta. Madonna mia, ma che peso al culo che sei, Susukichi. L'hai appena fatta quella mossa. Boia. Oh, meno male, questa è stata... Allora, non lo voglio negare, questa d'ora è stata la battaglia più a filo di morte possibile. Questa è stata veramente la battaglia più a filo di morte, però abbiamo preso probabilmente la spilla. 400% di... No, dai! È la stessa spilla che avevo già, ma che palle. 400% di danno, ma capiamoci che nell'ultimo pezzo ho continuato a spammare questo qua e questo qua solo per ricaricarmi la vita. Terribile. Vabbè che ho giocato anche io a un livello molto più basso, però... Shibi is always so friggin' loud. But here, all the voices get drowned out. Kinda calms me down, you know? Can it? We won. You said you'd tell us where he is. So tell non us, lo so neanche io. Shiba. Look at you, Shoka. Here with Neku, the living legend himself. And Rindo, leader of the Wicked Twisters. You discs form a more balanced edge than I thought. Do me a favor. Fermate Shiba. Take down the boss for me. Will ya? What? Esatto, he wasn't always like that. He used to be more human. Come now umano, he lei. Don't care what happens to any of us, even if we get erased. Like we don't even matter. Big Sue. Once he got his hands on those new powers of his, they turned him into a real poison disc. Now he thinks he's god tier. If you had that much of a problem with him, why did you keep following his orders? Perché cos'altro potevo fare? That's what you do with leaders. You follow them. You know? Già. The truth is, I thought I was strong enough, but I was wrong. Strong enough to work. Sei stato abbastanza forte. To take him down myself. Però cazzo, è stata dura. Pass a judgment on Shibuya like he's trying to do. Just don't sit right with me. Me neither. Once he started spouting that nonsense, I wanted to sweep him off the board with my own two hands. Che scemo, lui ce l'ha anche sulla maglietta il cervo.
knock some sense into him, you know? You could have at least told me what you were up to. Why didn't you say anything? Because I didn't think I'd lose to you before esatto. I could make my move. Ah, ma aspetta, ma quindi la città è stata distrutta perché lui è andato a combattere. Quindi la parte prima, la città è stata distrutta perché lui ha perso, giustamente. Esatto. You really do know the city inside and out. Già. That river's on its own plane. It's gotta be, seeing as it's still flowing from Shinjuku without a source. And if it survived one collapse, it ought to survive another. Might even let you escape the city altogether, if it came down to it. Tanto non ci servirà. So I figured, even if I couldn't beat Shiba, you discs could. You weren't trying to trick us, you were trying to protect us. It's all up to you now. Your move, White. Make it count. Ed è così che scomparve. Allora, in realtà non è stato neanche male come personaggio su Tsukichi. Ovviamente le motivazioni dei cattivi si sanno sempre alla fine. Game over. Però for me. Big Sue. Però si è comportato da stronzo con noi. Cioè, giustifichiamo la fine, però la parte prima è stato stronzo con noi, Guess he fooled us again. But what about Shiba though? Brother's lost two friends now. You really think he don't feel nothing, yo? Maybe he can't because of the dissonance. Might have destroyed his heart, just like it destroyed Shinjuku. We can't let it destroy Shibuya, too. Well, now we know where he is. It's time to end this, once and for all. Edja. We can do this. We've all got each other's backs. Shiba's got no one but himself. Huh? Jeez. I almost feel bad. I mean, it's true. There's no way he can beat us. Spero più che altro che Tsukichi oggi ci sblocchi la super spilla e la spilla di Tsugumi. Cioè il social di Tsugumi. L'ha letti. Still no response. Si contento di quello almeno, li ha visti. E smetti di guardare il tuo fidanzatino. Social network è stato aggiornato con Tsukichi. E Tsugumi adesso è sbloccata? Ah, così non ce la farò. Sto confrontando i dati Shinjuku con la situazione attuale di Shibuya, ma non quadra. Mi sfugge qualcosa. Fratellone, e lo sapevo che eri tu. Ah, grazie al cielo, va tutto bene, stanno tutti bene, è successo qualcosa? Devo scoprirlo di persona. D'altronde, se non vedo, non credo. Il fratellone. Oh, Tsukichi. Sto per fare una mossa davvero plenosa. Fermate il campo anche per me se ce la fate. Non fare niente di stupido, amico mio. Già. Hello. Penso sia il tizio con gli occhiali. Noto che la confusione regna a Shibuya. E lo sapevo che eri tu. Yano e Tsukichi sono stati cancellati. E tu ti sei allontanato da lui, come Shoka e Tsugumi. Dovresti riflettere su te stesso prima di parlare degli altri. Dove andrai quando Shibuya cadrà in rovina? Non lo so. Forse potrei decidere di rimanere qui. Vuoi dire che cadresti insieme alla città? Se la mia prossima destinazione è condannata allo stesso destino, perché aspettare? Capisco. Cosa pensi che cerchi, Shiba? Shibuya ci ha offerto rifugio nel momento del bisogno, ma lui l'ha abbandonata. E si è fatto terra bruciata intorno. Non so quale sia il suo obiettivo finale. Forse mira a diventare un essere superiore. Non riesco nemmeno a immaginarlo. Nemmeno io, nemmeno dopo tutti questi anni. Che c'è? Il telefono? È un'ottima domanda. Dove? Quale domanda? Mi ha fatto solo tre puntini! Tradimento. Chapter closed.